Stimatissimi vapers, benvenuti nel mio mondo. Innanzi a me ed innanzi a voi una scatola che mi riempie indubbiamente di gioia. La dicitura in argento I am a sandbox la dicono molto lunga sul suo contenuto, ma andiamo ad aprire la confezione. Aperta la nostra scatola ed estratto tutto il suo contenuto, troviamo un pluriball contenente l'oggettino, alcuni accessori e diversi fogliettini illustrativi. Andiamo per ordine. Il biglietto da visita con un logo sandbox, il certificato di autenticità con la sigla Game Over. Tre sono le nuove Game Over attualmente disponibili in commercio. Parliamo della Game Over Limited Edition, la Game Over S, che è quella che tratteremo oggi, e la Game Over Mini. Come potete vedere dal disegno, la Game Over Mini è dotata di un MOSFET della Omega Vapor, il Bomber Pro, monta una batteria 18500, la boccetta button feeder è una KPV4 Game Over Limited Edition, installa un MOSFET Bomber Pro, una 18650, le nuovissime KPV5. Come accessori troviamo una chiave esagonale che ci permetterà la regolazione del nostro pin all'interno della tazza inserendolo dalla parte superiore. Due O-ring sostitutivi, anch'essi vengono introdotti all'interno della tazza, che poi andremo a vedere nei dettagli. E naturalmente il tappo a vite, quello che ci effettuerà la chiusura nel nostro caso della 18650 inerente alla Game Over S. Apriamo la nostra confezione e troviamo una fantastica pochette dove troviamo scritto da un verso sandbox e dall'altro I am. Apriamo il nostro vellutino. Signori, permettetemi di presentarvi la nuovissima Game Over S. La S naturalmente sta per Scream, una box con il nuovissimo MOSFET con display firmato Omega Vapor, e questa nuovissima Game Over S è naturalmente firmata I am an sandbox. Questa particolare lavorazione è un'opzione che possiamo fare sull'acquisto della nostra box e si chiama Diamond Cut. Particolari indubbiamente interessanti, a cominciare dalla tazza, dalla parte superiore con la scritta Game Over. E la prima particolarità che possiamo notare, l'inserimento della nostra 18650 viene fatto dall'alto. Molto particolari i suoi dettagli. Una piccola opera d'arte, sia come design che come ricercatezza. La Game Over S. Le nuove particolarità della Game Over S, nata da una fruttuosa collaborazione con I am and Sandbox, portano a questo risultato. La Game Over S è l'evoluzione della Game Over, in cui il MOSFET è stato fatto con il display. Questo è il nuovo circuito dell'Omega Vapors, lo Scream, con una visualizzazione che poi andremo a vedere nei dettagli, ci permetterà veramente di avere dei controlli che, a mio parere, sono superiori a quella di una elettronica. Le dimensioni della nostra Game Over S sono un'altezza di 78 mm, una larghezza pari a 45 mm per una profondità di 27 mm. Come dimensioni è la sorellina più grande. La disposizione del circuito Scream, che si trova in questa sezione qui, e il display hanno richiesto naturalmente uno spessore maggiore. Gli O-ring dati in dotazione come accessori li potete anche considerare come un optional, c'è chi li installa e chi no. L'O-ring, se vi fa piacere, viene applicato in questo posizionamento, appoggiandomi col lato mesatore, garantendo un buon sigillo.
Le particolarità naturalmente della nuovissima Game Over, la boccetta Bottom Feeder. Dopo un lungo lavoro di 3 anni inerente alle boccette di natura siliconica alimentare, la Sandbox in collaborazione con la IEM hanno sviluppato la nuovissima V5. In questo caso abbiamo l'evoluzione della boccetta V5. Interessante soprattutto l'inserimento della nostra 18650 dall'alto. Il positivo va rivolto verso il basso. Il case è fatto in materiale PA12 con sistemi HP. Qui c'è un piccolo vibrato. Le future produzioni avranno veramente un rapporto qualitativo esagerato. Si vede il contatto del positivo all'interno del nostro cilindro. È fatto tutto in acciaio. Buonissimo il filetto, ha veramente un passo lungo. Il pin si regola con la chiave esagonale data in dotazione, è completamente in argento. La sua parte frontale, anch'essa con la mascherina e il tasto in acciaio, serrate da 2 viti, vanno a rifinire tutto quello che è il lato estetico della nuovissima Game Over S. Nella parte inferiore, quella che si trova al suo interno, è composta da una sezione a incasso 2 O-ring per stabilire una chiusura veramente eccezionale. La configurazione e il taglio che ha questa particolare box indubbiamente appagherà molti appassionati del bottom feeder, perché ci permetterà sia uno squonk laterale su entrambi i lati che uno frontale. Questa sezione qui è completamente chiusa, fa parte del corpo unico. Cosa importante, ricordatelo, il nostro positivo va rivolto verso il basso. Prima di fare il refill della nostra nuova KPV5, desideravo farvi vedere una particolarità, oltre che segnalarvi che tutto quello che vedete in metallo è acciaio 316. A differenza delle molteplici boccette bottom feeder, il corpo in questo caso è completamente in acciaio dall'inizio alla fine, garantendovi un pescaggio assoluto. Si può vedere la parte più bassa dove viene ad attingere il liquido la nostra boccetta. Il suo corpo ha un foro centrale e 4 particolari zigrinature che permettono il pescaggio fino all'ultima goccia. Il nostro atomizzatore è prontamente installato sulla box. Trattandosi di una box di natura bottom feeder, è doverosa anche la prova dello squonk. Devo dire veramente sensibilissima. Per attivare la nostra box, quindi sia per accenderla che per spegnerla, necessitiamo di 5 click. La box si accende con la dicitura IM and Sandbox seguita dalla scritta Scream. Dopodiché si attiva il nostro display. Da qui abbiamo già alcune informazioni molto interessanti. Potremo vedere già da subito il nostro valore resistivo pari a 0,38 ohm, il voltaggio a pieno carico della nostra batteria pari a 4.13 volt e naturalmente anche la percentuale sottostante in basso a destra, che è il 94%. 3 click si entra nel menu. In questo momento di default entra nella calibrazione della nostra coil. Con ulteriori 3 click si rientra nel menu e da qui possiamo scorrere tutte le informazioni. Ora il linguaggio è in inglese, vado a impostarmi sempre con lo stesso tasto in italiano. Non devo fare nient'altro che attendere. Ora, andando a schiacciare e ritornando al suo interno, mi ritrovo con le voci completamente in italiano. Abbiamo, come abbiamo visto in precedenza, la calibrazione della nostra resistenza. Il limite della batteria, che di default è impostato a 2.7, variabile, vedete, da 2.7 a 3.5. Abbiamo il tempo di erogazione, la luminosità del display,
che in questo caso è il 100%, e la possiamo regolare dal 25% a salire. Andando a schiacciare il tasto avremo in tempo reale il voltaggio che andrà ad assorbire questa nostra resistenza di natura complessa, con il valore di impedenza pari a 0,38 ohm, in alto a destra il nostro amperaggio e in alto a sinistra i nostri watt. In questo caso c'è un tempo di puff, cioè un limite di erogazione in cui noi andremo ad attivare il nostro tasto e poi la box farà l'autospegnimento del nostro tiro pari a 16 secondi. Ma guardate le informazioni che compaiono se noi simulassimo una svappata: 37 watt, 10 ampere. Qui abbiamo veramente tutte le informazioni in tempo reale. Fenomenale, bellissima la reattività dello Scream, molto lineare, la potenza è veramente stratosferica. Questa tipologia di circuito Omega Vapor consiglia di avere una limitazione tra i 0,15 e i 2 ohm come valore di impedenza. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi ringrazio della vostra visione e partecipazione, perché questa è la mia passione, la vostra. Scrivetela nei post, come sempre io vi risponderò, perché voi siete la mia energia, voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani. I am Ensambox, Game Over S. Ed è tutta un'altra musica.